Noi, ragazzi, dovete sapere che stiamo costruendo la scaletta per il 2 gennaio. Ma che fotta talmente a te. Ma facendo un balcone, stiamo facendo. Dobbiamo Però fare una carissimi ingegneri riuniti, tutti legati, tutti gli studi riuniti. Una facciata, dobbiamo fare solo una facciata. Facciata. Una facciata, quando facevamo le facciate. Quando preparatevi che il 2... 2 gennaio, l'edicola del Gargano Live, all'auditorium delle Clarisse con la super tombolata. Tombolata? L'obiettivo, La Gargano. tombolata fa parte dello spettacolo. Buongiorno a tutti, bentornati all'edicola del Gargano. Oggi è 24 dicembre e stanotte... Feste, Si festeggia il Santo Natale. Oggi è giorno di rinascita. Oggi è giorno di nascita. E si nasce. Allora, poi... Bene, quindi auguroni, auguroni a tutti, buon Natale. Buona vigilia. Buona vigilia. Mangiate, no. No, mangiate, mangiate, mangiate tantissimo, mangiate, proprio a scattare. Mi raccomando, mangiate, mangiate, mangiate. Fatevi mangiare. E andate in chiesa. Va bene, va bene. Allora, andiamo a vedere i giornali? Che ci sarà? Che ci sarà? Poca roba, c'è lunedì. Andiamo a vedere. Corriere della Sera. Monti in campo alle sue condizioni. Attacco a Berlusconi, non lo capisco. Magari fossi solo tu, il cavaliere, lui al governo, un Pensava incubo. Lui, caro Un mio. incubo, un incubo. Qualcuno comincia a dire le cose giuste. Vabbè. Il dono è dare un po' di sé agli altri, questo ci piace. L'editoriale di Paolo Giordano sul Corriere della Sera, siamo d'accordo con Paolo Giordano. Date un po' di, date un po' di voi, date un po' di voi agli altri. I civili in fila per il pane, bombardati dagli aerei, strage senza fine in Siria. Va bene, La Repubblica, Monti, se mi chiamano sono pronto, ma mi candido solo con chi sostiene la mia agenda, poi attacca Berlusconi, non lo capisco. La metamorfosi del bipolarismo di Massimo Giannini, poi sia alla patrimoniale al salario minimo, la stanza di bocca tra libri e memorie della Repubblica, la stanza di Giorgio Bocca. Il libro? Poi il professore Gerundio d'Italia, bellissimo, di Francesco Merlo. Va bene, questa era la Repubblica. Sì, Monti con lo sfondo della sveglia. Con la sveglia. Era molto pericoloso. Bella, però. Ti hanno voluto bene. Assai, assai. Ma tanto hanno voluto bene. Ah, possiamo dare una notizia, Veltroni non si candiderà più. Andrà in Africa? Sì. Non lo so, lo vogliono in Africa, quindi non già stanno il fraghetto per fatto loro. Spero sicuramente questa lui andrà buona, in Africa. L'altra, Santa Dalima non lo so se ha fatto la cattiva notizia. Non credo. Non credo proprio. La cattiva qual è? Che continuerà a scrivere. Questo è bene, questo è bene. Questo è bene. Comunque ieri Berlusconi è stato da Gillette e Gillette mi piace un casino. Avete visto? E tu soprattutto vi da Gillette. No, ho visto, ho visto. Ho visto. A un certo punto Gillette le ha detto, perché Berlusconi si è alzato 3 volte che se ne voleva andare. Addirittura. Sì, voi non l'avete visto. No. E Gillette ha detto, Presidente, io capisco che lei è abituata alla Barbara d'Urso. Gillette, io pensavo fosse uno zerbingile. Invece, bravo Gillette. È uno scaldabagno. La gazzetta del mezzogiorno. Monti in pista senza correre, durissimo attacco a Berlusconi, l'ex premier. Lui di nuovo è un incubo, critica a Vendola, un conservatore. Vendola, un conservatore. Miki, siamo i veri innovatori. Vabbè, se Vendola è un conservatore, siamo rovinati. La gazzetta di Capitanata, lo shopping natalizio tra i comuni di rifiuto. Può essere, che cosa conserva? Perché se tu metti che questi quasi, diciamo, casini, no? Sì. Fanno tutto loro la famiglia che hanno 3 divorzi, 6 amanti. Giustamente, giustamente. Quello è solamente fidanzato con un uomo. Ah, oh, quindi capirai. C'ha ragione. Cioè, infatti. Ce la mettiamo così. C'hanno ragione, c'hanno ragione. Il WWF ha chiesto al prefetto di far intervenire l'esercito. Ieri ripresa del servizio di raccolta con qualche primo risultato, ma occorre fare molto di più. Questa è la situazione che affoggia. Grillo che show per il film dei grande partecipazione di Raffoggia per il leader 5 stelle ma che ve face la shopping tra i rifiuti è un Natale davvero triste, la vita è non ci esponiamo, corri, corri. Vita privata.
Buongiorno, Monte Sacro, Logo del Cuore, già raccolte 50.000 preferenze, l'Abbazia Benedettina, il suo record l'ha già raggiunto. Bravi, ottimo lavoro, hanno fatto in mattinata sul... Sì, veramente. Presepi storici, Gesù nasce nella masseria, un carro invece nella grotta, la natività di Clima. Vogliamo... Davanti al cancello di Giardino. Un applauso. Ragazzi, ieri era... è stata veramente una serata impressionante. Dedicate alla gente di mondo, perché è vero. La città era pienissima. È vero, c'era anche molta gente di fuori. Applauso alle associazioni. C'era molte, le associazioni, complimenti. La Pacchianella, la Gesci, l'Obiettivo Gargano, Ciuccio, la Monte Creativa, l'UGR27. Tu sai, era veramente stata una serata, un seratone. A tutte le belle ragazze, a tutte le belle donne che ci hanno accompagnato. Il Babbo Natale. Il Christmas Mob. Mi raccomando, sta arrivando il video del Christmas Mob. Sta arrivando, lo stanno. Lo stanno. Anche all'amministrazione. Anche vabbè. Giusto. Da poco a me sta cosa, non ci credo nisciu. Però vabbè, no, è vero, è stato un bellissimo evento. Natale in casa Cupiello. I negozi di tuo cognato sono andati a vedere, bellissimo, è vero. Non si pagava, poteva andare. Si poteva andare chiuso. Anche Stefania, un saluto a Stefania Guerra, perché ha riaperto una bottega nel centro storico. E questa è veramente una bella notizia. Una bottega creativa, Stefania Guerra, l'ha trovata in Largo Totila ed è una bella cosa, veramente stupendo. La ricchitella era buona, il vino era buono. Non buttano la scuola. Natale in casa Cupiello, Enarchè in trasferta al fuoco, escursioni storiche. Oggi cosa c'è? E archeologiche. Oggi cosa c'è? Abbiamo finito le notizie! Oggi che cos'è? Oggi 24. Oggi non c'è niente. Domani c'è il caffè concerto Strauss dell'associazione Gli Amici della Musica. Mi raccomando. Bene, abbiamo terminato con le notizie. Quasi. Anche le fesserie le abbiamo dette, mi sa, quasi tutte. Quasi abbiamo. Andiamo al compleanno. Ieri è stato domenica. Rubriche! Happy birthday Garganico. Di Raffaele Guerra. Guerra. C'è dice Raffaele Guerra. Auguri Raffaele, auguri Geppetto. Poi. Bene. Allora, l'altra rubrica, loro. Preparatevi per il 2 faremo l'oroscopo di tutto l'anno. Tutto non va. Sentite Paolo Fox, non sentite nessuno. Il servizio lo facciamo, noi. La nostra volpe. No. Scorpione. Siamo arrivati già a Scorpione. Siete depressi perché pensate di essere soli al mondo? Ma non è vero. La televisione lo dice. Va bene, va bene. La televisione lo dice. Pensate di non piacere a nessuno? È vero. È vero. Vi sentite quasi inutile? È vero. Non risultate simpatici alla gente? Non rompete le palle. Va bene. E siate positivi. Amore, caso ciò, parato fra i trabbieri, forse l'orasco per l'amore non è pervenuto. Non è pervenuto. Un saluto a tutti quelli che si avventureranno in treno e che hanno passato, perché in questo paese qua... Veramente. Che dimmi invasione pacifica da parte della Germania? Invadeteci. Insegnateci. Stasera, Imparateci. Facite che cosa. Tedeschi, venite a impararci. Stanno tutti invitati a mangiare per la cena. Noi stiamo tutti distratti. Qui tanto a Roma, ma non si capisce. Venite. C'è presente la Merkel, ci dai oggi qua. Comanni. Che vuoi dire? Esattamente. Se guarda un'invasione. Ah, sì, tu curto dei tedeschi. Va bene. Tutti quanti. Ciao amore. Quando si bella. C'è Cecilia Rodriguez. Ehi! Basta. Aspetta, oggi è Natale, non è sbaglio. È più Natale di tutto. Aspetta! Vabbè. Quindi che di più? Quindi appuntamento adesso, vediamo quando ci vediamo. Il 2. No. Non facciamo nessuna prepuntata. Sì, la facciamo, vediamo il 29 e il 30. Vediamo gli auguri. Per il 2 non prendete impegni, dalle 6 in poi. Dalle 18, ancora mi diciamo. Ricchi premi. No, alle 6 di mattina. Ricchi premi e cotillon. Alle 6 di mattina.
Se dovete venire a comprare qualcosa il 2 in edicola, venite a prima. Poi non è che venite già, poi almeno ne da matte fa una regata. Mi serve un giorno. Quindi se volete cucinare per le feste, vedete, cucinare per le feste, le ricette di Natale. Se volete, come investire nel 2013. I soldi del 2013. Se volete investire, dateci l'anno. Dateci l'anno. Oppure, investiamo mettete... noi, come adesso, diceva Troisi. Per investire ci vogliono i tir. Adesso devi fare i cambi più grandi. Dovete stare fermi con i soldi. Bravo, fermi, dateceli a noi. Vogliamo fare l'angolo economico? L'angolo economico? Facciamo. Giovani. Lo spread è un'invenzione. Come dice il nostro diciamo, grande, va bene. Io posso dare questo così. I soldi, se c'è tanto a mondo i soldi che finisce. Cioè, ma proprio a sé. La crisi. Alla Clark non c'è altro. Un post macchina, è vero. C'è la crisi. Sì, sì. Comunque, i soldi, tenetelo, in, soprattutto, spendetelo a mondo. Bravo. A mondo c'è tutto, basta per cercare. Poi per tipo genese, quello che non ciao, buongiorno a tutti. Avete capito tutto? Va bene, abbiamo chiuso anche per oggi. Ragazzi, buon Natale, buone feste. Passatelo in famiglia, mangiate tanto, siate più bravi. Soprattutto. No, no. Qualcuno di nobile, te lo dico. No! Vabbè, ci abbiamo rimesso anche questo. Da quando? Comunque, va bene, va bene. Quando sono di. Comunque, oh, è tornato Luigi da Milano e ha detto che fa veramente freddo. Casino. Fa freddissimo, rischia di ghiacciare. Non vero, non è appunto facile. A Roma fa freddo. Sì, 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 stanno scendendo le temperature in tutta Italia. Poi ci sta l'altra. Va bene, abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso. Stare in Zibare, sì! Va bene. Allora, ci auguri. Auguri a che mangiate stasera? Tu che mangi? Carne. Dai! No, capito no. Carne, capito. Maccarun da burro. Vabbè. Ma io lo burro, mo vediamo. Decidiamo. Va bene, fateci sapere. Che un panino con la mortadella. Panino, una birrina. No, per il sagittario, una piccola. Ah, ecco, sagittario. Perché dice che ci sono parecchi problemi, come diceva Emanuele. Dice che sarà così fino a tutto Santo Stefano. E nemmeno si... Va bene! Qui c'è scritto fornica. Fornica. Ciao a tutti. Tanti auguri. Buon Natale. E se bevete fate guidare gli altri. Qua sta cascando il mondo. Se dovete bere non guidate. Soprattutto non vi ubriacate, che poi quando fate guidare gli altri. Bravissimi. Buon Natale. Buon Natale. La canzoncina, di Natale. No, voi ce la dovete cantare. 5 è bello, 4 è brutto. Dai. Cantateci una canzoncina. Per tutti, quelli che ci seguono. Ci hanno chiesto. Ci seguono. Mettiamo. No, voi dovete cantare. Lui. Allora. Cantare. Tre, quattro. È una canzone di Natale. Canzone di Natale, Natale. Ciao a tutti, auguroni, auguri a tutti, raccomando. Ciao. Stasera ci vediamo in giro.